forse unico, insomma, comunque sicuramente basta molto dire particolare, no? Emilia, basta dire terra di lavoro, esatto, non esatto, c'è questa differenza. Siamo sul ponte del 1832, siamo sul ponte dell'inizio degli anni 50 che fu realizzato subito dopo la guerra, e quello del 1994, il ponte strallato. Quindi qua, questo è il punto in cui vi raccontavo prima, il re Ferdinando II con la spada sguainata inaugurò il ponte. Ma ne aveva fatto alla... delle prove notte fonde, no? Non l'aveva fatto, non l'aveva fatto. E andava a fiducia proprio. Quello che, la cosa bella è che immagini noi adesso... se crollava veramente, sto rendo, no? L'avevano scritto su alcuni giornali inglesi, aspettavano altro che il, ponte, che il re cadesse con le chiappe in dall'acqua. Mamma, sa che figurati. Quindi noi stiamo andando... esisteva all'epoca, Stiamo andando anche nelle scuole, perché è importante far conoscere questa, questa storia, è importante far, far rendere consapevoli, no? I nostri ragazzi delle radici da cui vengono, perché oggi vivono in un mondo estremamente competitivo, estremamente difficile, parlo anche del mondo lavorativo. Quello che dico sempre è che se si ha consapevolezza di questo, si è anche più forti, perché si ha una corazza più forte, perché si sa che si fa parte di un passato, di un certo tipo, di una certa storia. E... vogliamo vedere la...